trame che intercorrono. Certamente, grazie a Tiziana che mi ha presentato, grazie a Libro Possibile che mi ha invitato e grazie a quelle persone che vorranno fare silenzio per consentirci di parlare di queste cose. Grazie. Di cosa parliamo? Di cose molto gravi, molto serie come una guerra, non c'è né cosa più tremenda di una guerra. Però come dice Tiziana, questa grande guerra si intreccia con le piccole storie del nostro territorio, di Altamura, della Murgia, dei Bari, di Barletta, eccetera, eccetera. Perché questo è un filone della mia ricerca e della mia scrittura, cioè l'incrocio fra microstoria e macrostoria. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è, perché noi siamo stati abituati nei nostri paesi alla microstoria dei nostri selvaggi borghi nasigli. In ogni paese c'è uno storico locale che racconta la chiesa, il palazzo, il signorotto, eccetera, eccetera. E quella storia finisce lì e muore lì, nel provincialismo più vieto. Viceversa, ecco, questa ricerca mira a capire come il piccolo uomo, la piccola donna di Polignano, di Altamura, di Barletta, di Bari, eccetera, hanno avuto una parte anche importante nella grande storia. Certamente la Grande Guerra è una pagina di grande storia, perché ha determinato le sorti dell'Italia, le classi sociali, i partiti, poi dopo il fascismo, una serie di fenomeni, di macrofenomeni. Allora, in questi macrofenomeni, vedere una scheggia di pugliesità è già una cosa particolare. Qual è questa scheggia di pugliesità? Quei ragazzi di 18 anni che nel 1916-17 furono chiamati a combattere. Erano ragazzi di 18 anni, quindi erano giovani, agricoltori, contadini, eccetera, eccetera. E io ho anteposto a questo mio libro la dedica, ogni autore fa una dedica a qualcuno. Io l'ho fatta ai 18enni di oggi, ma usando le parole del presidente Mattarella, che nel discorso di Capodanno, ricorderete, salutò i giovani che per la prima volta andavano a votare, quest'anno quando abbiamo avuto le elezioni politiche, a 18 anni, mentre 100 anni fa i 18enni non esercitavano la libertà di voto, ma esercitavano invece la coercizione, subivano la coercizione di andare a combattere. Quindi c'è questo testimone ideale che io vorrei passare dai giovani del 1916-18 ai giovani di oggi del 2018. Ecco, 100 anni sono tanti, abbastanza per dimenticare. E molto si è dimenticato di questo grande evento che fu la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo nelle nostre piazze, in tutti i paesi, anche qui a Polignano, un po' più in là della chiesa, abbiamo i monumenti ai caduti, perché allora ci fu, dopo la guerra, tutto un moto per esaltare, ricordare, celebrare i tanti morti. Uno di questi modi fu inventarsi un milite ignoto, cioè prendere i brandelli dei morti di cui non si conosceva più né il nome, né la faccia, né le membra, metterli insieme e così casualmente si fece decidere a una madre che aveva perso questi figli in guerra quale doveva essere il milite ignoto che doveva essere messo sull'altare della patria per sempre con la fiamma perenne che tutti conoscete. Beh, adesso quando si va a Roma con la fiamma nemmeno, spesso non diamo nemmeno un'occhiata, invece con la fiamma rappresenta i milioni di morti che ci furono in guerra. Beh, ci furono i morti ma ci furono anche i vivi, cioè i sopravvissuti alla guerra. Allora io racconto la storia di questo giovane pugliese non solo quando va e quando fa la guerra, ma anche quando torna, perché quando torna, lui come tutti, trova problemi più grossi di quelli di prima, la disoccupazione, la fame, i mutilati, le lotte politiche, gli scioperi, eccetera, eccetera. E quindi vediamo, come ha detto bene la presentatrice, come questi giovani agricoltori, dopo la guerra, si rimboccano le maniche e riescono a fermare una imprenditoria agricola, cioè un nuovo volano economico per la nostra terra. Prima tutta la proprietà terriera, edilizia, eccetera, nelle mani dell'aristocrazia, i vecchi conti, i principi, i baroni delle varie città, e in ogni città noi abbiamo uno o due o più palazzi nobili che oggi sono capolavori d'arte, ma allora era segno di un potere sul territorio, di un dominio. Bene, in questa fase, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, questi nobili dismettono questo patrimonio.
E chi lo compra? Ecco, la classe emergente di questi giovani, o i loro padri prima, o loro che tornano dalla guerra, che cominciano a comprare palazzi e masserie, terreni, e mettono a frutto i terreni. Per cui queste terre producono di più, e producendo di più danno più benessere alla società. Ecco, quindi questo è un po' lo schema generale del libro. Partire dalle tradizioni popolari, dalla vita in campagna, da questi protagonisti che io nel nostro dialetto chiamo, non io ma la voce popolare, chiamava i giant d'Otragna. Cosa vuol dire giant, che somiglia anche al francese? Giganti. Cioè questi 4-5 figli del proprietario, ragazzi giovani, belli, alti e forti, erano visti come giganti, pieni di energie, di forza, di volontà, di bellezza, eccetera. Ecco, queste qualità le vanno a spendere sul fronte del Grappa, del Carso, del Piave, a combattere contro l'Austria, perché l'Italia doveva riprendersi Trento e Trieste, ma nei patti fatti con gli alleati doveva avere anche l'Istria, la Dalmazia, parte dell'Albania, eccetera eccetera. Quindi la guerra fu vissuta da questi giovani prima come una rivendicazione risorgimentale per concludere l'unità territoriale della nazione, della patria, in queste terre lontane che certamente non erano conosciute dai nostri contadini pugliesi, che però le andarono a conoscere combattendo. Ma poi in una seconda fase, in un secondo momento di questo grande processo, anche un fatto imperialistico, cioè per allargare i poteri, i possedimenti d'Italia. Non andò così perché l'America si oppose, la nostra grande nemica nella prima guerra mondiale, anche se vennero in aiuto gli alleati, ma vennero soprattutto sul fronte francese e ci portarono un altro terribile regalo. Non so se qualcuno di voi se la ricorda, mai sentito, la febbre spagnola, che fece strage più della guerra, fu come un'altra guerra, e fu il regalo che ci portarono gli americani dai loro paesi. Va bene, ma chiudiamo così. Quindi microstoria e macrostoria, storia di un giovane, della sua famiglia, della sua masseria, delle sue terre, del suo lavoro, e storia dell'Italia che va in guerra per riconquistare le terre irredente, ma anche per ingrandirsi nel sogno imperiale che allora coltivavano i Savoia e che poi sarà ulteriormente solleticato e coltivato dal fascismo che arrivò poi all'impero coloniale, eccetera. Non so se è stato chiaro il quadro. E io vorrei in proposito anche soffermarmi su un'altra cosa, se lei me lo consente, ovvero sull'eroicità. Qui non stiamo parlando di ragazzi che si preparano alla guerra perché vogliono andare lì a fare degli eroi, è gente semplice. Parliamo in questo caso di un contadino, venivano da tutte le parti d'Italia e si sono trovati lì magari anche a compiere atti di eroismo, ma non volevano essere assolutamente degli eroi. E in proposito mi permetto anche di citare proprio un passo dal libro di Biancatragni, in cui Nicolino, di fronte al cadavere dell'amico morto, un amico pieno di vita, napoletano, che viveva, devo dire, un po' non di stenti, ma sapete, cercava un po' di arrangiarsi, gli espedienti, di arrangiarsi. Come tanti napoletani, no? Certamente, di muoversi in questa maniera nella vita con tanta allegria, e specificava: ma Ciro non era un eroe, voleva gridare Nicolino, perché in quel momento bisognava anche stare molto attenti a ciò che si diceva. Ciro era un ragazzo normale, come me, come tanti. Lui non voleva fare l'eroe, voleva solo cantare, giocare, scherzare, vivere, cioè è stato trascinato. Ecco perché Biancatragni parla di fornace, perché si sono trovati inseriti in una situazione, come direbbe Simone Weil, di sventura, in cui si può notare anche quanto sia facile uccidere. Bastava davvero, e anche essere uccisi, bastava davvero fumare la sigaretta in modo scorretto, per cui di notte, se il commilitone fumava la sigaretta nel classico modo in cui si fuma, la luce della sigaretta veniva notata dal nemico e ormai era la fine, per cui si fumavano al contrario le sigarette in modo tale che la lucina non fosse vista dalle linee nemiche. Questa è la guerra ed è fatta da uomini ma anche da delle donne. E però vorrei un po' cercare di capire, sia a Biancatragni, quale ruolo hanno avuto le donne. Magari sono un po' più famose quelle della Resistenza, della Seconda Guerra Mondiale, invece forse dovremmo soffermarci maggiormente su questo aspetto. Esatto, sì. Sono più famose quelle della Resistenza perché sono più vicine a noi,
è quello che vi dicevo prima, 100 anni hanno fatto un po' da pennello copritutto, hanno un po' cancellato il ricordo. Invece le prime vere eroine di guerra sono state le donne della prima guerra mondiale. Ma quali donne? Le donne non andavano nell'esercito, certamente, allora non c'era il servizio militare femminile, però andavano negli ospedali, andavano anche in trincee come Croce Rossine. Quindi quelli che andavano al fronte veramente erano le Croce Rossine, che furono organizzate in maniera splendida dalla duchessa d'Aosta, e proprio come una formazione militare, considerata un battaglione, insomma, con i gradi eccetera eccetera, e assistevano i feriti, i malati, ma hanno agito in tutti i campi, dalla posta agli ospedali, dalla trincea alle retrovie, ai rifornimenti eccetera eccetera, e queste erano le Croce Rossine. Poi c'è un'altra categoria di donne sempre disprezzate, umiliate, che hanno veramente sacrificato tutte se stesse alla guerra. Le prostitute di guerra. È un argomento che quasi nessuno affronta, perché sembra un argomento scomodo. Siccome questi poveri soldati che andavano a combattere le privazioni di cibo, di libertà, di tutto, ogni tanto bisogna farli svagare. E lo svago migliore era il sesso a pagamento. Solo che invece di darlo a pagamento lo davano gratis, perché le prostitute erano pagate dall'esercito. Quindi l'esercito organizza tutta una rete di bordelli, i bordelli di guerra si chiamavano, per cui queste donne prima stavano nelle città, poi le portarono addirittura nelle trincee, sui fronti, mi spiego. Quando arrivavano queste donne, 3, 4, 5, a seconda del gruppo, i soldati, per i soldati della festa grande, si mettevano in coda, si sbarbavano, si pulivano come meglio potevano e andavano a getto continuo a esercitare la sessualità con queste poverette, chiamiamole proprio poverette quali erano. E nel libro io ho anche dei dati, che a leggere sono terrificanti. C'è una testimonianza di uno scrittore, c'è un telefono che squilla, spegnetelo, che dice... Lui era soldato, stava in coda ad aspettare per andare dalla donna e chiede a uno che esce, dice: ma senti, c'è la possibilità di spogliarsi per farlo meglio? Che spogliarsi? A stenti puoi togliere la cintura, disse. Capite come si faceva sesso? 5 minuti e via. Queste povere donne erano massacrate da quest'uso del loro corpo e dal mercimonio, le prostitute. Poi ci sono le donne che stavano a casa. Quando diciamo le donne che stavano a casa, pensiamo che stavano a casa a fare i soliti lavori. Invece no, a casa, venendo meno gli uomini che erano andati in guerra, dovettero prendere il loro posto dove? Ovunque, in campagna a seminare a mietere, in fabbrica a produrre la catena di montaggio, in città alle tranvie, sui treni, ovunque. E allora si scoprì che la donna poteva fare tutti i lavori dell'uomo. Mentre prima c'era il pregiudizio che la donna non era fatta per fare lavori maschili. Invece quando fu necessario le donne sostituirono gli uomini e mandarono avanti la macchina economica del paese. Mi spiego? E qui mi piace dire un'altra cosa. Dovendo scendere sul campo a combattere la guerra civile, diciamo, no? Dovettero un po' liberarsi degli orpelli dell'Ottocento. Per esempio la gonna lunga. Per esempio il corsetto. No, quei famosi busti che stringevano talmente, per esempio i cappellini che prima erano talmente diffusi, eccetera, eccetera. Questo portò a un cambiamento epocale anche del modo di vestire della donna. E col modo di vestire, il modo di rappresentarsi e il modo di essere. Cioè una donna più libera e poi emancipata, che aveva dimostrato di essere capace di fare le stesse cose degli uomini, ma che poi dopo la guerra non fu premiata per questo. Mentre all'estero si concedeva il voto alle donne, in Italia fu negato dalla famosa monarchia sabauda, che voleva l'imperialismo, voleva conquistare la Dalmazia, l'Istria e compagnia bella. Tanto che noi sappiamo bene che il voto alle donne è stato dato dopo la seconda guerra mondiale, c'è voluto un'altra guerra per strappare questo diritto di parità civile nella guerra. Mi spiego? Quindi le donne hanno partecipato a tutti i livelli. Se parliamo delle donne dello spettacolo, per esempio, che andavano a fare gli spettacoli per le truppe, ma tante altre categorie. La donna fu impegnata in tutto. E mi piace qui citare quella donna francese che poi dette forma a tutto questo e si chiama Coco Chanel, che inventò la moda moderna, la gonna corta, l'abito morbido, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda le donne, i pantaloni e via di seguito. Un esempio dall'altra parte, cioè dalla parte dell'Austria. A un certo punto un soldato austriaco viene colpito
prima da una mina, poi da una roccia, gli si spezza un piede. Il piede rimane ciondoloni, lui ha un tale coraggio che se lo taglia. Poi tale emorragia viene presa dai nemici, cioè dagli italiani, e portata in ospedale. Ovviamente in ospedale la spogliano. Scoprono i medici che non era un uomo, era una donna. Quindi l'Austria ha avuto la prima soldatessa della storia moderna, va bene? In questa ragazza, che si chiama Saxe, c'è la fotografia anche nel libro. Il libro è anche ricco di immagini, lasciatemelo dire, perché non è stato facile, non è stata facile la ricerca delle immagini. Non solo immagini che girano dappertutto, ma quelle particolari, ecco, per esempio la figura di questa soldatessa austriaca, o la figura di Carlo d'Asburgo. Chi lo conosce di voi? Nessuno. Perché tutti sappiamo Francesco Giuseppe d'Asburgo, quello che scatenò la guerra, il marito di Sissi, la famosa imperatrice bellissima, eccetera, eccetera, che però era già molto vecchio. Quindi a un certo punto muore per consunzione naturale e gli succede un pronipote, questo Carlo d'Asburgo, perché tutti gli altri in diretta erano morti, cominciando dal figlio Rodolfo che si era suicidato e compagnia. Allora raccontare anche la storia di questi regnanti e come si arriva a un nuovo re che poi impresse una svolta anche alla guerra, io l'ho ritenuto importante come raccontare la storia di Nicolino. Cioè, capite il principio? Per me Nicolino, agricoltore pugliese, e Carlo d'Asburgo, imperatore d'Austria-Ungheria, sono la stessa cosa. Sono dei uomini del tempo che hanno fatto la guerra, ognuno nel proprio ruolo. E se permettete, la mia simpatia va più a Nicolino che non a Carlo d'Asburgo, va bene? Grazie. Insegnando ormai da 12 anni, lei lo sa bene perché è stata la mia prima preside, devo dire, sia storia che filosofia, indimenticata come potete notare dalla nostra collaborazione odierna. Vi posso assicurare che non è facile parlare di storie, ragazzi, cioè è più facile prendere il libro e dire leggete, vediamo questo resoconto, la prima guerra mondiale, questo ha fatto quest'altro, quell'altro ha attaccato no, noi ci troviamo di fronte a un materiale utile anzi per l'insegnamento, e lo dico proprio perché è coinvolta in tutto ciò, perché è un racconto, non è un'elencazione di eventi per cui ecco questo ha attaccato, il perché, i motivi, non è questo, ma è un racconto appunto anche romanzato della vita di una persona che abbraccia, che contiene il più grande evento della prima guerra mondiale anche a suon di musica, perché nella parte finale del libro, ma anche durante il libro, si può notare l'importanza che la musica ha avuto proprio nelle trincee, o meglio più che nelle trincee, nei momenti in cui ci si poteva permettere qualche svago lì dove possibile, chiaramente, e quindi si cantavano delle canzoni molto interessanti, ritmate, alcune proibite perché non dovevano andare contro a spargere notizie infauste, ma ahimè veritiere, e alla fine di questo libro è possibile anche trovare una vera e propria appendice musicale, cioè ci sono gli spartiti di questi canti anche altamurani, cioè anche delle parti nostre, oltre alla leggenda del Piave che magari un po' tutti conosciamo perché è quella più famosa, ma anche quelle più piccole e anche quelle segrete. Allora io vorrei che ci parli di questo, collegato anche all'altro aspetto artistico della giornata, ovvero queste bellissime tele, e quindi vorremmo sapere qualcosa in più in merito. E quindi il ruolo dell'arte, praticamente. Vedete, questa novità del mio libro, non è facile trovare libri con le canzonette dentro. Qualcuno me l'ha criticato, dice, questa frivolezza, la stupidaggine, la canzoncina in mezzo ai grandi fatti della guerra. No, dico, perché il canto e la musica hanno punteggiato la vita dei soldati come hanno punteggiato la vita dei contadini, degli operai, perché noi siamo italiani e come tali cantiamo, è giusto o no? Cantiamo sempre, dappertutto. Vedete, è vero, quando venivano i generali stranieri degli alleati a vedere il fronte italiano, si meravigliavano di vedere questi soldati italiani morti di fame, tempestate dalle bombe, dai fucili, dalle pistole, straziate, ma che cantavano. Cioè, come fanno questi a cantare? Mentre i loro soldati, tedeschi, austriaci, francesi, inglesi, non cantavano, perché non è nella loro natura. Invece è nella nostra natura di esprimere quello che abbiamo dentro, l'amore, l'odio, la guerra, cioè col canto. Quindi ho ritenuto essenziale intervallare
i miei capitoli, la storia di questo uomo, di questa guerra, con i canti. E comincio con i canti popolari della Murgia, perché Nicolino è un operaio, un agricoltore della Murgia. Voi sapete cos'è la Murgia? È l'osso di Puglia, no? La parte alta, le colline pietrose della Murgia, che sembrano aride e improduttive, invece non è vero, producono di tutto. Producono il grano, producono la verdura, producono i funghi, producono i frutti spondati, non vi dico e non vi conto. E allora ho cominciato con i canti in dialetto, in particolare utrainer, cioè il canto i trainer, quelli che portavano i traini, no? Oggi sarebbero gli autisti dei tir, ma allora erano i trainer, che ha delle parole stupende. A un certo punto dice: mo ci arve malanghianate, na facim na yastmate. Avete capito? Sì. Ora che arriviamo alla salita ci facciamo una bestemmiata, no? Perché era dura salire. E poi conclude: non so i cavarca, non sapeno terre, e l'utrainirca, non so i cumanè. Bene, questa è una grande lezione di altissima politica. Brava! Questa è la politica! Trainieri che non sanno guidare il traino! Non sono i cavalli, cioè il popolo! Che paga le tasse, che lavora, che va avanti e indietro, però le cose vanno male, l'anghianete da bestemmie, mi spiego? E questa espressione popolare, Nicolino la pronuncia quando il generale Cadorna fa il guaio che fa, ci fa sconfiggere con i suoi, leggete il libro, perché c'è un quadro anche dei generali italiani che è tremendo, questi generali Felloni, pensate che eravamo più crudeli dei tedeschi. Noi diciamo sempre che i tedeschi sono i cattivi della situazione, sempre, no? Basta pensare a qualche anno fa col nazismo. Ebbene, durante la prima guerra mondiale, i generali italiani erano più crudeli dei tedeschi. Perché? Perché sparavano addosso ai loro stessi soldati, senza concedergli un minimo di giustifica, di appello, niente. Perché gli sparavano addosso? Perché cantavano Gorizia, tu sei maledetta. O perché, il caso estremo, in un paesino del Veneto, un alpino passò questo generale fumoso, pieno di... salutò regolarmente, però non si tolse il sigaro dalla bocca. Lo fece fucilare, perché lo aveva salutato col sigaro in bocca. Cosa atroce. Pensate che ora ho scoperto, e andrò a vederlo, perché a me piace rendere omaggio ai luoghi della storia, pare che in quel paesino c'è una lapide che ricorda questo povero giovane, ucciso dal suo generale solo perché l'aveva salutato col sigaro in bocca. Pensate quale assurdità. Come questa, tante altre. C'erano i carabinieri nei trincei, c'erano i carabinieri dietro ai soldati. Quando il comandante dava l'ordine di attacco, tutti erano usciti dalla trincea e andare a morire, perché quelli immediatamente, eccetera, eccetera. Chi aveva paura cercava di... no, che non riusciva a mantenere. I carabinieri non è che lo sollecitavano, gli sparavano alle spalle. Capite l'onta di essere uccisi dai propri comandanti alle spalle, come un traditore, solo perché erano uomini deboli, paurosi, come tanti, mi spiego? Quindi questa è stata la crudeltà. Io porto dei dialoghi fra i generali che sono allucinanti, che so, dice a un certo punto Cadorna: ma in tutte le guerre del Rinascimento abbiamo fatto appena 7.000 morti. Allora il generale Cavallo si vanta: ma io sono nella battaglia di là e ne ho fatte 8.000. Cioè si vantava di quanti morti avevano. Questa era la logica dei generali italiani. Ecco perché poi dopo Caporetto, caduto Cadorna, e qui dobbiamo dire c'è il merito anche degli alleati, perché gli alleati dicono: no, se dobbiamo andare avanti insieme, questo lo dovete togliere davanti perché non è capace di fare il generale, subentra il generale Diaz, ed è veramente il generale della vittoria. L'orario, sì, ora veniamo a questo. Il punto di snodo di tutta questa vicenda di soldati, di generali, di donne, eccetera, è questo. Cosa vedete voi là? Voi vedete un disegno astratto, dei colori straordinari, il blu, il verde, il rosso. Qui si vede Nicolino. E io ringrazio il grande Roccotelli che nella sua prima intuizione ha messo la foto del soldato Nicolino Tragni, che è vero, non è di fantasia. Per inciso era anche mio padre, mi spiego. Quindi c'è lui, ma ci sono queste figure torbide, questi colori più smorti, poi sono più accesi. Se riuscite a individuare, c'è un ponte spezzato, è il ponte di Caporetto. Quindi il cuore del libro è la sconfitta, è una sconfitta che non è solo degli italiani dagli austriaci, ma è degli italiani sugli italiani.
perché Nicolino, mio padre, assistette dall'alto di una montagna alla fuga degli italiani davanti agli austriaci che avanzavano, perché a Camoretto ci fu lo sfondamento degli austriaci sulle linee italiane. E tutti correvano verso i ponti sull'Isonzo per entrare in Italia e mettersi al sicuro. L'Isonzo è proprio al confine con la Slovenia. Bene. Su questo ponte si erano ammassati tanti di quella gente, militari, civili, bambini, vecchi, traini, carretti, buli, asini, donne, di tutto di più, che tanto si intasavano che non riuscirono manco a passare. Dopodiché il comandante italiano dall'alto della montagna ordinò di far saltare il ponte, come quando il chirurgo taglia la mano perché la cancrena non continui, va bene? Questa è la logica della guerra, ma non era la logica di Nicolino, cioè dell'uomo semplice. E quando mio padre, anche vecchio, molto vecchio, ricordava questo episodio, non poteva fare a meno di piangere, perché erano gli italiani che avevano ucciso gli altri italiani. Quindi la guerra è feroce sempre, anche a causa del fuoco amico, quello oggi si chiama il fuoco amico, mi spiego. Allora la grandezza di Locotelli, il nostro artista qui presente, per il quale chiedo subito un applauso. Bravo Locotelli, bravo. Quando ha letto questa pagina del libro, questa appunto della sconfitta di Caporetto, si è ispirato e ha fatto alcuni disegni, fra i quali abbiamo scelto questo per la copertina. Anche perché c'è un omaggio al grande Pablo Picasso. È una citazione da Guernica, va bene, tutti sapete cos'è Guernica, cosa rappresenta, eccetera, eccetera. Quindi c'è la citazione di Guernica, ma ci sono i colori dell'Isonzo, il verde, lo chiamavano, penso ancora adesso lo chiamano, andremo a vedere, il fiume di Smeraldo, tanto è verde. Quindi c'è il verde del fiume di Smeraldo, c'è il ponte spezzato e sul ponte le sagome umane che saltano in aria come se fossero pupazzetti. Perché la guerra riduce gli uomini a pupazzi. Brava! 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 Penso che la storia possa essere letta in vari modi, ma soprattutto va raccontata. E Bianca Tragni è sempre stata una grande maestra del racconto storico, per cui veramente vi invito a leggere questo libro. E ringraziamo nuovamente il Libro Possibile per questa ospitalità. E nulla, se desiderate per il firmacopia, magari ci spostiamo più in là. Io vado in là così non disturbiamo quelli che verranno dopo. Assolutamente rinnovo l'invito ad acquistare dalla bancarella del Libro Possibile il libro di Bianca Tragni. Io ringrazio l'autrice, ringrazio Tiziana Anna Piscitelli per averci condotto nella conoscenza di questo splendido libro e ringrazio ovviamente l'artista Michele Roccotelli per le bellissime tele. E io ringrazio tutto il pubblico naturalmente. Grazie ancora e buona continuazione.